un volo nel vuoto fermato dal ponteggio dell'impalcatura. Poteva essere una tragedia per Francesco Andriani, operaio della ditta Trastevere Edilizia, ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale Perino di Brindisi, dopo essere precipitato dal terzo piano dell'impalcatura che l'azienda ha montato in via Casimiro a Brindisi per la ristrutturazione della facciata del condominio che ospita gli uffici dell'Istituto Case Popolari. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio intorno alle 10.30, mentre era all'altezza del terzo piano dell'impalcatura, avrebbe perso l'equilibrio a causa di una botola per l'alloggiamento della scala in ferro e sarebbe caduto sul ponteggio del piano inferiore, rimanendo poi sospeso nel vuoto. A soccorrerlo immediatamente i colleghi che sono entrati nel palazzo hanno raggiunto la finestra dell'ufficio corrispondente al ponteggio ed hanno recuperato l'uomo che nella caduta ha battuto violentemente la testa ed ha riportato varie escoriazioni. Sul posto, avvertiti dagli operai, un'ambulanza del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. Andriani è stato così trasportato in ospedale, mentre in via Casimiro sono arrivati anche una pattuglia di polizia e gli ispettori dello Spesal.